Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un recupero che ha fatto Luca, che è di nuovo ospite qui sul canale. È un recupero di questa serie Apocalypse del 2004, della Tops, distribuita in Italia dalla Giochi Preziosi. 11 pacchettini, così, per divertirci un po' a Per vedere vedere. di trovare un po' di vecchie glorie. Esatto, dai, vediamo un attimo cosa esce. Ora, quindi l'anno tu dici in 2004, però c'è già Sina sul pacchetto, forse anche in 2005, 2006, 2007. Vediamo. No, 2007 no, perché ci sarebbe già CM Punk. Ok, iniziamo l'apertura. Prego Luca, via col primo Vai, pacchetto. via col primo. Allora, ricordiamo quindi che è un roster datato e si può trovare gente che adesso di più non si ricorda neanche chi sia. O magari i bimbi cicciovalenti potrebbero trovare un nutellone d'epoca. Dico solo questo. Iniziamo con Rob Conway, che tu forse sei più bimbo di Rob me. Conway, sì, all'epoca era conosciuto, non molto famoso, quindi non. Attenzione, Ok. Qui personaggio si va a importante. rischio chiusura canale, per cui io nel dubbio mi Esatto, dissocio. dissociamoci, però Io mostriamo. nel dubbio mi dissocio. Però per l'epoca e relativamente solo al mondo del wrestling è stato un gran personaggio. Attenzione, Rhino, Rhino. Rhino all'epoca, cioè soprattutto SmackDown Velocity, cioè si vedeva molto in TV, passaggi, tanti passaggi. Oh, iniziamo bene, Qui è un signori. Triple H ottimo, ma va detto che siccome in Italia davano SmackDown, i rottatori di Raw non si vedevano, per cui all'epoca Triple H ignoravo totalmente chi fosse, devo dire la verità. E Però partiamo subito bene, dai. forse è stato meglio così perché il regno di terrore di Triple H è ancora una delle cose che. Attenzione. Questa è una in-ring action, si chiama la Vediamo carta. un attimo Oh, dietro. guardiamo anche un po' il retro, guardiamo cosa Esatto. c'è. Ah, che ci sia differenza fra SmackDown. No, questo è un F35, mentre invece queste qui. Spike Dudley. Ah, vedi? Queste formano. Dietro si combinano e formano un poster. E invece questa di Rob Conway, che è normale, R12. Quindi non so, hanno numeri così di fantasia, va bene. Attenzione. Oh, Proprio lui. John Kurt Cena che fa spallucce al Kurt Angle. Angle. Beh. Attenzione. Rey Mysterio. Questa è luccicante, quindi si sa che per le colazioni italiane la luccicante vale doppio. Quindi hai preso uno dei migliori probabilmente dell'epoca perché Rey Mysterio era proprio quello più in voga. Randy Orton, Attenzione. qui Randy Orton giovanissimo, quindi praticamente all'inizio della carriera, ai giorni nostri purtroppo è arrivato alla fine, però tanta roba, tanta roba. E concludiamo con un bellissimo messaggetto pubblicitario dell'Euroshop. Va bene, andiamo col secondo pacchetto. Vediamo qua, questi li apriamo un po' più con decisione. Opla. Allora. Abbiamo un Kurt Angle giovanissimo, eh? Qui era ancora giovane. Bella, bella questa card, però se posso dare un giudizio estetico, Vediamo. perché sono vecchie, ma Che guarda sono dietro. dietro questa qui. Questo era, penso, un gruppo da 9 che composto insieme nel raccoglitore dava un mini poster. E Train, Nei train. ricordiamo professore di matematica. E Train, adesso fa l'allenatore nel Performance Center. Don Marie che, voglio dire, bella ragazza. Shawn Michaels con Chris Benoit, mi sì, sembra, dei pantaloni. direi di sì. E Triple E H, Triple H, sempre cioè con lui. lo malmenano e poi dopo. Esatto.
può aver influito. Oh, Miss Jackie, un'altra bella ragazza. E la luccicante di Chris Benoit, Che noi sempre. che ci dissociamo. Esatto. Però è tanta roba bella. Ah, bella anche quella di Kay. Sono belle, Sono sono belle, sono belle, belle. sono belle. Quindi niente da dire. Vai, apri subito la seconda. Apri pure a favore di camera, così si vede quanto è difficile aprire card di ormai quasi 20 anni fa. Comunque, niente, i pacchetti ti battono clamorosamente. Allora, Cade un sempre la Jonathan pubblicità. Cosman, la pubblicità la possiamo mettere via direttamente. Un Jonathan Cosman dannata. Che ne abbiamo Attenzione. viste tre in una volta sola. E ok. Ok. Battista, quello di schiena. Riconosce un tatuaggio, magari più facile, ma Quell'altro, sì, Maven. ho Per me è capito, Maven. può essere. Attenzione. Big Show, cioè Big Show con il nome di Chris Jericho è bellissimo. No. Questa neanche a farlo Sono apposta. scivolose. Big Show, sì, proprio possiamo anche parlare di come siano le card, giusto per fare un confronto. Questo io non me lo No, ricordo. neanch'io, Questo è della sinceramente. Yakuza, ma proprio della mafia, non c'entra con il resto. Spike Dudley invece ce lo si ricorda per il fisico esile tipo il mio. Ivory, tanta roba. Sì, all'epoca erano tutte belle, quindi in effetti. E Chris Attenzione, Jericho luccicosa. luccicosa. Bella, bella. Hai E ragione, sono io. attenzione. Edge, bella questa di Edge, particolare. Il viso quasi sembra un altro. Bella. Bella. Sai che Vai, apri tu. effettivamente si sono perse un po' le vecchie card di una volta, ma Non era sono troppo. belle, sono belle. Infatti non me le ricordavo perché erano un po' che quelle che avevo io le ho messe da parte, ma sono belle. E si fa fatica a aprirle. E qui però puntiamo John Cena. Io lo dico chiaramente, puntiamo John Cena. RVD, sopra, sopra. Effettivamente, come dicevi, sono scivolose. Allora, il materiale di queste card è veramente quella carta che si usava 20 anni fa. Quindi, qualitativamente, Poca spesa, tanta resa. rispetto a Panini e Tops, che poi queste erano Tops in realtà, ma erano, cioè, card che valgono il prezzo che costano. Qui un Rey Mysterio che fa la Bulldog a uno dei Dudley Boys. Che Kane. bella questa, bella, nonostante non sia luccicante, è bella questa. Michael Cole numerata, no scherzo. Doug Basham, adesso attenzione a John Cena che ti tiro fuori. No. Cos'è? Mi prendono in giro? Cioè, tu trovi le luccicose, io trovo una scritta Raw. Checklist. Oh, il roster dell'epoca, il roster di Raw. Sto riguardando un po' di nomi. The Hurricane sarebbe bello trovare. Sarebbe tanta roba, sto per dire. Poi c'è Big Show, Lita, Mark Henry, Stacy Keibler. Vabbè, Edge l'abbiamo già trovato. Eugene! Io punto Chuck Palumbo. Chuck Paul. Nunzio? Io punto Nunzio se c'è. Nunzio non c'è. Perché è a SmackDown, quindi inutile che lo cerco a Raw. Ma attenzione a John Cena che non ti tiro fuori. No. No, ma attenzione, ma erano le stesse di prima! Erano le stesse, sono duplicate! Niente, io, come vedete, ho le mani sfigatissime. Per cui, Luca, vai, Ma una mettici cosa colore, classica che ma ho apri tu. sentito dire su queste serie, diciamo di quelle annate lì, diteci nei commenti se avete sentito anche questa cosa, se è vera o no, è che spesso si trovano pacchetti fotocopia, cioè con esattamente le stesse carte dentro o le stesse accoppiate. Se a qualcuno è capitato, Intanto sto tenendo Ivory, anche però io se sto provando ad aprilo perché aprirne sennò una, sì, non ne veniamo però. più fuori. Io intanto sto addobbando il retro, sto mettendo un po' di personaggi Andiamo. che mi garbano. La pubblicità cade Anche sempre. questa Ivory è già qua dietro, Esatto, quindi quindi. possiamo qua andare un po' più veloce. René Dupré, penso, Sì, a giudicare dalla posa molto con francese. Re Mysterio.
Oh, Lita. Lita. Oh, William Regal. Attenzione, dopo ho una chicca da raccontare su Lita. William Regal qui giovanissimo. Bella, cioè, qui è Sembra venuta. quasi Nidia non era sembra bella, ma. Jennifer Lopez, no? Quasi. Cioè, è bella questa carta. Questa carta è Facciamo i bella. complimenti al fotografo e attenzione, tristatus. E attenzione, tristato con il nome di John Cena, tra l'altro. Abbiamo Vedete, spoilerato, ma ho sbagliato di un pacchetto, ma John Cena è uscito. eccolo qua, Qui luccicosa. però vedi che è in versione yo-yo, quindi è un Sì. 2004 pre-famoso. Sì. Era questo è un pacchetto Oh. fotonico, Cena Undertaker, top. Attenzione. E intanto che tu apri il prossimo pacchetto, visto che devo intrattenere per 5 minuti circa, se la fotocamera si degnasse di mettere a fuoco, da notare qui che Lita è totalmente vestita, che per gli standard dell'epoca è una cosa molto strana. Cioè, all'epoca le lottatrici erano un po' come Instagram adesso, cioè molta carne al vento. E ok, ci siamo, andiamo avanti, vediamo cosa si può fare di più di Cena Undertaker. Chi c'è? Rey Mysterio è uscito, Triple H è uscito, Edge è uscito, Questo c'era già uscito anche quello c'era già lui. uscito. Oh, Qui questa mi attenzione. sembra chiaramente Orton che lo appoggia a Benoit. Questo è il Esatto. titolo di questa Ma foto. noi ci Ma dissociamo. noi ci dissociamo sempre. Al Oh, questa è contrario, notevole. non ci dissociamo da questa card, Esatto. ok? Questa secondo me merita quasi un top load. Te scherzi, ma Forse anche un one io poi ti touch. faccio un'offerta per queste card perché mi interessano. Non avevo dubbi. Attenzione, Jerry the King Lawler. Un bambino, qui ancora combatteva, c'è da dire, cioè era ancora giovane, qui cosa avrà avuto? 40 anni, Sì, 45, qualcosa non di del più. genere. Silvan Grenier. Oh, però Big Show è tanta roba, coi capelli, guarda che Big Show coi capelli Potrebbe avere il suo valore. ha valore di mercato. Oh, E vabbè, attenzione. però. Hanno detto Cena Undertaker, Big Show e Angle non sono peggio. Ottimo, ottimo. Immancabile pubblicità. Guarda, te l'apro io così fai prima. Tieni. Ci vogliono 6 mesi Tieni. aprire questi pacchetti. Via. Sì, purtroppo questi pacchetti hanno una colla che ha chiuso tutto. Allora, intanto almeno inquadriamo qualcosa che non lasciamo. Questa c'era già l'uscita. Andiamo avanti. Anche questa l'avevamo già vista, però è sempre bella. Sì, stanno iniziando a ripetersi, effettivamente. Ecco qua la checklist. Potevo uscire qua di SmackDown almeno per avere qualcosa di diverso. Kurt Angle. Attenzione, Ah, Undertaker. Vediamo doppia se è in coppia taker. sempre con. No? No, Rob Rob Van Dam. Van Dam. Ottimo, vai, pacchetto già aperto. Intanto posso tenere questa in background che fa sempre bene vederla. Questa a me piace anche Nidia, però vabbè, vai. Sempre, Attenzione, sempre un questa è Benoit con con è lui? Shawn Michaels, Shawn direi dei Michael è lui? pantaloni. Eh sì, Sì. questa non è male. Charlie Haas. Non è ancora uscito il Nutellone, però io volevo dire Nutellone, quindi lo dico adesso. Oh, John Bradshaw Layfield, Layfield, JBL, 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 diciamo, per facciamo gli prima. amici JBL, anche per i JBL. nemici, perché Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, e adesso un bel Charlie Haas a completare la coppia, no? Hunter Oh. Hyke. Qui proprio yo-yo di brutto, John Cena 2004, anche 2003, ma tardi, qui a Raw. E Stacy Kibler, Stacy Kibler, Stacy Kibler, allora, vai, già aperto, intanto io rifaccio vedere la Stacy Kibler, che adesso abbiamo Becky Lynch, però anche Stacy Kibler Aveva il all'epoca, suo perché. anzi Famosa per le sue gambe forse più lunghe. Stacy Kibler.
Sì, soprattutto per la sua fortuna, non fortuna, l'altro modo in cui si dice, ma non volevo dirlo nel video. Jim Ross. Bella! Questa è Frog tanta roba. Splash di Eddie Guerrero. Eddie Guerrero non abbiamo ancora trovato. Qui bisogna trovare Eddie Guerrero perché ci penso. Magari il pacchetto Jim buono. Ross. Jim Ross che già mi sembrava fosse sbucato. Bella quella di Undertaker così. Questa è bella, sì. Graficamente sono belle, niente da Sì. dire. Poi c'è anche bei ricordi. Billy Kidman. E dobbiamo trovare, abbiamo detto. Questa cosa. Live Addirittura mettono i titoli delle sottocategorie delle carte. Cioè, boh, vabbè. Gira, che per curiosità sono curioso di vedere il retro di quella. Ah, proprio così, niente. Va bene. Una car buttata via. E Gail Kim, che non era male. Mancano gli ultimi due pacchetti. dai, Quindi questo lo fai tu, dai. la domanda è se troveremo. Io intanto tengo una card giusto per far vedere qualcosa, perché evidentemente l'ha messa a fuoco. Ha deciso di farsi i fatti suoi e non funzionare più. Ok, Andiamo. vai. Molly Holly. Vabbè, Molly Holly, qui con i capelli corti. Forse aveva già questa fatto il l'abbiamo già match a vista. WrestleMania. Già, è già la terza Sì, volta che questa esce. è già la terza volta. Idem con patate. Kane. Sì, sono uscite diverse Anche card questo, doppie. tante tante. Sì. Anche Doug lui. Bush. Beh, questa è quintupla ormai. Under Heiderike. e Booker T. Booker T, Beh, almeno oh. due che non avevi. E adesso, dai, Falla tu questa, dai, l'ultima la giusto. fai tu, Dai, dai. cioè, perché già io sono sfigato. Allora, inquadriamo l'apertura a strappo. Ma chi è? Ah, per un attimo pensavo fosse John Cena. Qui, Billy Kidman, ok. E qui sembra Shelton Benjamin. Qui The Rock con quel barbetto non l'avevo riconosciuto. Theodore Long, probabilmente il migliore che abbiamo trovato finora a mani basse. Don Marie, non male. Molly Holly, questa l'ho già trovata, mi pare. Oh, Randy Orton. Ma secondo me era già sì. uscita. E l'ultima, attenzione, speciale, no, Rey Mysterio. E basta, pubblicità dell'Euroshop. Quindi in definitiva possiamo dire che queste card qui sono Ah, sono carine, è un piacevole ricordo, ecco, li definirei così. soprattutto Stacy Kibler. Soprattutto, sì, e Tristratus. Ah sì, e Tristratus. E su Tristratus possiamo chiudere il video. Cioè, secondo me questa card da sola vale tutte le altre, Sì. però vabbè. Va bene, un saluto a tutti. Dopo questo tuffo nei ricordi, ritorneremo a collezioni più attuali. Appuntamento al prossimo video.